Buongiorno a tutti, benvenuti a Puglia Verde. Tanti gli argomenti che affronteremo in questa puntata. Nelle scorse settimane, al centro delle cronache, il PSR Puglia, il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia. Ne parleremo oggi con il nostro ospite, e qui con noi l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Donato Pentasuglia. Buongiorno Assessore, Buongiorno, grazie di essere qui. grazie a voi dell'invito. Assessore, nella scorsa legislatura la Puglia è stata fanalino di coda nell'avanzamento della spesa del PSR. Dei bandi cambiati in corsa, il TAR che ha costretto la Regione a rivedere le graduatorie, una prima deroga lo scorso anno, un'altra deroga agli inizi di questo mese da parte dell'Unione Europea per permetterci di spendere le risorse che non siamo riusciti a spendere entro lo scorso 31 dicembre. Lei è assessore d'ottobre, ma mi sa che si è trovato subito una bella gatta da pelare. Sì, non solo una, perché non è solo il programma di sviluppo rurale, c'è la questione consorzi, c'è la questione pandemia, mercati, ci sono una serie di cose, diciamo, grazie a Dio non mi manca nulla, diciamo, la giornata passa tra mille difficoltà, però posso dire che seppur il 18 novembre ci hanno di fatto consegnato le sentenze del TAR che ha detto alcune cose che abbiamo subito recepito, la prima settimana di dicembre ho sbloccato la misura 6.1 con l'autorità di gestione, che è il primo insediamento, con tutto il pacchetto giovani, e a gennaio si è sbloccata la misura 4.1a sugli investimenti. Questo insieme alle determine che l'autorità di gestione ha fatto, di fatto ci consente di dare il là definitivamente. Una struttura ridotta all'osso perché manca di 261 unità lavorative, ma che sta provando a, diciamo, ridare forza e slancio a tutto il settore, sapendo che in passato ci sono stati errori, diciamo, dal punto di vista trasversale, ma c'è una grande condivisione del mondo agricolo, imprenditoriale, datoriale e anche del mondo politico, A devo tale dire. proposito, proprio per quello che riguarda il mondo politico, visto che a spendersi per la concessione, soprattutto da parte dell'Unione Europea, della seconda deroga sono stati anche i nostri eurodeputati, io vorrei farle ascoltare cosa ci ha detto Paolo De Castro, l'eurodeputato Paolo De Castro, che abbiamo ascoltato qualche giorno fa. Onorevole De Castro, il programma di sviluppo rurale della Puglia 2014-2020 è stato nel corso del mese ancora una volta protagonista delle cronache. La Regione ha ottenuto dalla Commissione europea la seconda proroga in 2 anni, salvando 95 milioni di euro di fondi dal PSR a rischio disimpegno, ma già nel 2019 aveva rischiato di perdere una somma analoga. Cosa è accaduto? Ma intanto la notizia importante è che siamo riusciti a recuperarli, quindi non c'è disimpegno. L'Unione Europea per la seconda volta ha dimostrato, l'ha dimostrato devo dire questa volta il commissario Vacekoski, da noi anche sollecitato, con una disponibilità a credere a un'Unione Europea veramente solidale. Adesso la Regione Puglia deve fare la sua parte. Non sarà facile. Le scadenze che ci ha messo il commissario sono scadenze veramente importanti, la prima è proprio imminente, il 31 marzo, per cui ci auguriamo davvero che questa seconda opportunità che ci offre la Commissione sia la svolta per la Regione. Noi ce l'auguriamo davvero di cuore, dico noi perché non è stata un'iniziativa soltanto di Paolo De Castro, ma io ho lavorato da tempo col collega Fitto e insieme a lui devo dire con tutti i deputati pugliesi che hanno appoggiato con lettere, iniziative sia verso la Commissione o la Presidenza Ursula von der Leyen, eccetera. Quindi una bella scommessa, si parte positivi. Naturalmente ora cerchiamo io ho piena fiducia in Donato Pentassuglia e per quanto posso gli darò non una mano, 10 mani, perché è arrivato il momento di riscatto, di rimettere in moto una regione che ha tante opportunità e certamente non possiamo perdere per la strada tante risorse europee importanti che in questo momento in particolare ne abbiamo bisogno. Dopo la concessione della deroga, Assessore, abbiamo ascoltato Paolo
Paolo De Castro, che ha espresso molta fiducia nel suo operato. Ma dopo la concessione della deroga, voi, per poter rispettare o cercare di rispettare queste scadenze, avete chiesto aiuto sia agli ordini professionali che alle associazioni di categoria. Come ha risposto a questa vostra richiesta il mondo agricolo? Ma devo dire che c'è forte sintonia in questo momento, perché siamo tutti impegnati, pancia a terra, come è stato detto, a non perdere un euro. Devo dire, per onore di verità, che a quest'oggi la nota ufficiale di Bruxelles non è arrivata. La conosciamo informalmente nel formato inglese e italiano, ci siamo mossi in quella direzione, nonostante qualche problema del passaggio del SIAN, del Sistema Informatico Nazionale, per la nuova gara che il Ministero ha fatto a Leonardo qualche giorno, proprio di inoperosità e di inattività. E quindi, nonostante ancora qualche difficoltà, diciamo, le carte sono aperte, sono chiare, sono graduatorie che sto scorrendo velocemente con l'autorità di gestione, quindi siamo tutti impegnati e tutti hanno dato manforte. E io approfitto di voi per chiedere ancora una volta di essere uniti nel raggiungere gli obiettivi, perché non avere pratiche da liquidare, sia in forma di stato di avanzamento, sia in forma di saldo, diventa assai complicato poi fare la spesa, quindi è davvero certo. Un concerto di idee e un andare tutti e remare nella stessa direzione. Certo, teniamo presente questo però, con la seconda deroga adesso si dà un'opportunità di poter spendere nel corso dell'anno ciò che non si è riusciti a fare lo scorso anno, ma è altrettanto vero che questo ritardo probabilmente ha creato qualche difficoltà. Secondo lei, Assessore, questo ritardo ha prodotto nel mondo imprenditoriale, negli agricoltori, soprattutto qualche danno da un punto di vista produttivo ed economico? Ma secondo me sì, perché risorse ferme da 4 anni e, diciamo, gli indicatori di sviluppo ci dicono che 1 euro diventa 3 euro, quindi 1 a 3 la proporzione, in alcuni casi 1 a 5, significa che 3 anni fa, se avessimo investito 100, il ritorno era 500 o 300. Ma al di là di questo, perché io non guardo indietro e non sto, ho chiamato tutti alla corresponsabilizzazione, a partire da me per finire a me, e ringrazio, approfitto, gli europarlamentari, perché davvero, scevri da ogni condizionamento politico, mi hanno dato fiducia, hanno apprezzato il lavoro svolto in questi 4 mesi e hanno dato una grande mano perché l'Europa rispondesse positivamente. Non era scontato, devo dire, è una iniezione di fiducia importantissima, però stiamo parlando di risorse 2017, 2018 e 2019, quindi dopo 4 anni, per come l'Europa, che alle 9.30, se c'è la videoconferenza, sono tutti collegati alle 9.29, ecco, per noi deve essere quello un monito, un segnale importante. Certo, proprio di questo gap noi ne abbiamo parlato anche con l'eurodeputato Raffaele Fitto, che come De Castro si è speso in Europa per il recupero delle somme del PSR. Vediamo. Ritiene che la Regione Puglia riuscirà a rispettare gli obblighi e le scadenze appunto imposte dalla Commissione? Non è semplice, ma bisognerà farlo. Noi siamo disponibili a collaborare perché ciò possa avvenire. Delle preoccupazioni ci sono. E però è il primo appuntamento per testimoniare una inversione netta di marcia rispetto a tutto ciò che è accaduto in questi anni per responsabilità del governo regionale, e penso che questo debba essere completamente cambiato. Quando si parla di problemi strutturali, io penso che alle parole positive che ho ascoltato dell'assessore probabilmente deve seguire una riorganizzazione complessiva della macchina, che forse finalizzi anche la sua azione nel cambio delle responsabilità, perché se c'è chi ha prodotto delle situazioni negative in questi anni, probabilmente non è adatto a svolgere questa funzione nei prossimi anni. Lo dico con garbo, ma anche con decisione. Assessore, netto cambio di passo viene chiesto da più parti, non soltanto dagli eurodeputati che abbiamo ascoltato, ma anche dalle stesse associazioni e anche da alcuni colleghi in Consiglio regionale, netto cambio di passo e soprattutto la necessità di risolvere questo problema strutturale al quale anche la stessa Commissione europea ha fatto riferimento. Lei mi ha detto che si è adoperato in questo senso per rimettere in moto la struttura, le risorse umane che sono deputate a ciò. Come pensa? Io apprezzo l'onestà intellettuale.
per esempio dell'onorevole Fitto, che ha parlato di questi temi e io li ho affrontati il terzo giorno che sono arrivato in assessorato, stando al personale, e in questi 4 mesi è già scaduto l'interpello, è uscito il bando per il tempo determinato, sto rinforzando l'osservatorio perché abbiamo 1000 emergenze, tra cui la xylella e diciamo, qualche carico che stiamo bloccando, perché dobbiamo controllare la nostra filiera, soprattutto quello che arriva ci viene portato in Puglia. E quindi è un'azione, purtroppo quella della pubblica amministrazione, che non si muove come nel privato. Decido oggi e ho risolto già ieri, no. Vanno fatti gli atti propedeutici nel rispetto delle norme. Questo l'Europa lo sa e lo dimostrerò. Devo dire che la filiera del mondo agricolo e anche diciamo, degli ordini professionali ha molto apprezzato questa impostazione. Io non sono un tagliatore di teste, a quelle teste ho chiesto di collaborare. Chi non se la sente di giocarsi la sfida con me, perché io non vorrei dopo 15 anni di vita politica e anche un credito guadagnato, nonostante le mie posizioni a volte diciamo anche certo, molto critiche, però io sono fatto così, sono una persona vera e i problemi li chiamo per nome. Chi non se la sente è giusto che lo dica. Dopodiché, alla scadenza dei mandati, io le faccio una domanda a tal proposito, per concludere. Visto che ci ha detto chiaramente sempre le cose come stanno, sono sicuro che ce lo dirà anche questa volta. Siamo tutti fiduciosi che non si perderà un solo euro, tutti lo sperano. Sarà così, secondo lei? Ma nonostante non sia arrivata la comunicazione ufficiale, stiamo lavorando. Io sono fiducioso del lavoro che stiamo impostando. Se poi qualcosa, diciamo, serve giustificarla, lo faremo. Io proverò con tutta la struttura e l'organizzazione, che significa gli ordini professionali, gli agricoli, gli hobbisti, certo, coloro i quali. Perché certo, il primo segnale è stato sui giovani, aver sbloccato i giovani. Solo che la procedura dei giovani è molto complessa, perché alla misura 6.1 è legata la 4.1b, cioè tutte le misure di sostegno. Certo. Quindi valutare un progetto del genere non è cosa semplice, ecco perché era importante avere una struttura. Noi siamo a meno 261 persone, cioè, lo sottolineo perché questo è un dato da cui diciamo, non si può non partire e quindi lavorare tutti a dare una mano perché grazie, le pratiche siano complete, grazie, e non fogli di carta. Grazie, grazie a voi. Speriamo di riaverla presto per affrontare anche degli altri argomenti. Continuiamo con lo spazio dedicato alle Green News. Qui con noi in studio Giannicola D'Amico, vicepresidente CIA Agricoltori Italiani Puglia, Luca Lazzaro, presidente Confagricoltura Puglia, Vincenzo Patruno, presidente Fedagri Pesca Conf Cooperative Puglia e il direttore delle news di Antenna Sud, Onofrio D'Alesio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Avete ascoltato prima, nel precedente intervento, l'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, che si è mostrato fiducioso sul proseguio, sul cammino da intraprendere dopo la concessione della seconda deroga da parte dell'Unione Europea. A Giannicola D'Amico io chiedo immediatamente, le associazioni come si sono poste nei confronti di questa situazione e qual è la vostra speranza e il vostro intendimento futuro in merito al PSR? Ma noi siamo altrettanto fiduciosi come l'assessore Pentassuglia, perché è chiaro che sul PSR era necessario un cambio di rotta. Tutti quanti lo chiedevamo da anni, viste anche diciamo, le problematiche che una serie di ritardi hanno portato. E questa diciamo, fiducia che nutre l'assessore la nutriamo anche noi, perché crediamo che nel gioco di squadra tra le associazioni agricole, l'assessorato e tutte diciamo, le istituzioni che hanno competenza in materia si possa veramente far ripartire la Puglia in un momento particolare in cui il gioco di squadra serve. Siamo certo, in un momento storico molto particolare. Presidente Lazzaro, voi siete stati in passato a volte, quando serviva, anche critici nei confronti della Regione Puglia, ma adesso avete dichiarato la vostra disponibilità a collaborare. Diciamo quello che pensiamo, abbiamo dato disponibilità all'assessore a collaborare con lui e abbiamo apprezzato la sua partenza dal punto di vista dell'azione politica che sta portando avanti. Riteniamo che sia il piede giusto con il quale partire.
c'è tanto da fare, c'è una macchina amministrativa completamente da andare a rifondare, che è la prima cosa, perché altrimenti senza i soldati la guerra non si può, può combattere, e dobbiamo fare in modo che questo obiettivo di spesa sia raggiunto, anche se siamo in fortissimo ritardo, però bisogna tutti quanti insieme collaborare per raggiungere quell'obiettivo, un obiettivo che si può raggiungere solo stando tutti insieme. Infatti collaborazione è quella che ha chiesto non solo agli ordini professionali ma anche alle associazioni, Presidente Patruno. Voi siete disponibili, immagino, come tutti a... Siamo tutti disponibili a collaborare al nuovo assessore, ovviamente è necessario dare un'accelerata sulla spesa, non perché ce lo chiede solo la Comunità Europea e quindi Bruxelles, ma è necessario dare un'accelerazione soprattutto per far ripartire l'impresa pugliese e quindi dare in questo periodo particolare che sta dimostrando all'agricoltura un ruolo fondamentale, quindi dobbiamo produrre e continuare a produrre cibo, è un settore che non può fermarsi. Stranamente sul PSR ci siamo arenati per mille difficoltà, dobbiamo dare tutta la disponibilità, tutte noi organizzazioni ovviamente siamo d'accordo con l'assessore Pentassuglia, ovviamente chiamiamo anche a dovere il personale tutto di quella struttura assessorile affinché facciamo ripartire l'agricoltura pugliese e quindi diamo modo di spendere questi benedetti soldi del PSR. Grazie. Abbiamo ascoltato anche Carmelo Rollo, presidente Lega Coop Puglia, e Tommaso Battista, presidente di Copagri Puglia. Sentiamo. Intanto bisogna dire che questa, l'idea di avere questa disponibilità in ritardo non è che ci facciano molto piacere. Cioè, il tema è che molte imprese stanno aspettando da 5 anni progetti che sono stati consegnati 5 anni fa, che per una serie di ragioni, adesso andiamo a vedere anche le ragioni, c'è questo ritardo. Per cui quello che chiediamo è accelerare. Poi devo dire che l'impegno da parte nostra, lo abbiamo anche convenuto, quindi condiviso con le altre organizzazioni, è quello di non perdere tempo e non far perdere tempo. Quindi noi abbiamo attivato le imprese aderenti a Lega Coop, quelle interessate, dicendo non perdiamo tempo, ma di fatto di tempo non se ne perde, perché noi eravamo già pronti, abbiamo già fatto gli investimenti, anzi la nostra preoccupazione è che non è tanto la regione, sono le banche che in questo momento ci stanno bussando alle porte, perché loro non vogliono aspettare e non sanno come, come dire, tenerci a bada. Noi da sempre abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere un cambio di passo per cercare di risolvere in maniera molto più veloce le istruttorie delle domande presentate. Dobbiamo sicuramente riconoscere che con la presenza del nuovo assessore il cambio di passo c'è stato. Il problema è che purtroppo, se dobbiamo parlare della misura 4.1a, molte aziende adesso che sono state autorizzate hanno ottenuto il finanziamento, però stanno rinunciando perché a distanza di 3-4 anni dalla domanda presentata non hanno più quella disponibilità finanziaria. Bisogna però anche dire che molte aziende che avevano cominciato a spendere o alcune addirittura avevano completato la spesa con esposizioni bancarie importanti, finalmente adesso stanno ottenendo quel finanziamento che porterà un'innovazione e la soluzione ai problemi finanziari di queste aziende. Il PSR rappresenta uno degli aspetti più critici che coinvolgono l'agricoltura pugliese. Naturalmente il cambio di passo sembra che ci possa essere, vedremo gli effetti già a partire dalle prossime settimane, dai prossimi mesi, ma ci sono anche altri elementi, altre criticità che coinvolgono e mobilitano tutte le associazioni e le organizzazioni di settore. Uno in particolare sul quale si sta dibattendo proprio in queste settimane
è il problema legato alla gestione dei consorzi di bonifica. Consorzi di bonifica sappiamo che per la maggior parte sono tutti commissariati, si è dibattuto per parecchio tempo su quelli che erano anche i costi di questi consorzi e anche i buchi in bilancio. Ecco, io vorrei fare anche un'analogia da questo punto di vista in riferimento anche alla giornata dell'acqua, dove è stato detto, Coldiretti ha detto che praticamente per ogni 2 litri di acqua uno ne perdiamo. Diciamo che per analogia potrebbe anche essere questo un riferimento ai consorzi di bonifica per quello che hanno perso negli anni. Ma c'è il problema delle cartelle, c'è il problema dei pagamenti e quindi c'è anche il tema di questo codice tributo 630 che è così dibattuto e che è così avversato dalle associazioni. E io mi rivolgo proprio al presidente Lazzaro, perché questo è un tributo che si può trasformare in un contenzioso. Secondo voi non va pagato? Non va pagato perché ci sono delle ragioni fondanti, ovvero se non riceviamo dei servizi perché dovremmo pagare il tributo? Ma non lo diciamo soltanto noi, lo dicono anche le sentenze delle commissioni tributarie e lo dice anche la Corte Costituzionale, chiaramente. Lo dice in delle sue sentenze, purtroppo in Puglia non si riesce a far ripartire la macchina dei consorzi di bonifica, che sarebbero delle strutture importanti, straordinarie per il territorio e per far ricominciare a camminare anche un Salento, per esempio, che ha necessità di acqua se la vogliamo far ricostruire e far ricominciare a camminare. I consorzi di bonifica hanno tutta una serie di problemi, cioè innanzitutto non sono stati fatti dei piani industriali. Senza questi piani industriali come facciamo a determinare quali sono le esigenze finanziarie ed economiche per poter far ripartire queste macchine? Ma le sentenze, siccome sono tante, non possiamo demandare e dire agli agricoltori fate ricorso, ma dobbiamo fare in modo di risolvere il problema politicamente, perché il problema è stato creato dalla politica, perché i consorzi sono stati commissariati dalla politica e la politica oggi li deve risolvere. E allora Gian Nicola D'Amico, restiamo sul tema dei consorzi di bonifica, quindi su questo tributo, e si parla un po' di... È necessario fare un'opera di ricostruzione sostanziale anche della capacità organizzativa di questi consorzi di saper affrontare i veri problemi della categoria. Ma certo, la governance dei consorzi deve ritornare agli agricoltori, come è nella natura dei consorzi di bonifica. È chiaro che noi scontiamo anni e anni di commissariamento. Speriamo che questo sia l'ultimo, come diciamo, prevede anche lo stesso commissario, che in una recente riunione ha annunciato l'intenzione anche del governo regionale di riaffidare la governance dei consorzi commissariati nel 2022 agli agricoltori. Noi ce l'auguriamo. È chiaro che bisogna risolvere la questione legata ai tributi e in particolare al 630, il quale lo riteniamo anche noi un tributo che non al momento deve essere, diciamo, pagato dagli agricoltori, perché non ci sono benefici diretti e concreti, come dice la norma, da parte dei proprietari non solo terrieri ma anche degli immobili che ricadono nei comprensori di bonifica. Le commissioni tributarie provinciali in molte occasioni hanno dato ragione agli agricoltori e è chiaro che anche su questo bisogna fare squadra, bisogna concertare e trovare una soluzione politica alla questione, perché intanto i debiti e le spese che hanno sostenuto i consorzi in questi anni non possono ovviamente cadere solo sulle spalle degli agricoltori. La Regione in diversi anni ha fatto fronte con somme stanziate nel proprio bilancio per far fronte alle spese dei consorzi. È chiaro che bisogna trovare una soluzione politica concertata che venga incontro alle esigenze di tutti. Dunque, se la situazione politica è quella, cioè, o è vero, la politica è quella che deve entrare nel merito dei consorzi, meno politica dovrebbe esserci quando si parla di vino. E qui mi rivolgo al presidente Vincenzo Patruno, perché per la prima volta si segna un dato negativo
sull'export di vino pugliese, cioè fa segnare, almeno le cifre ci dicono, il 7,6% sulla base delle elaborazioni fatte dall'osservatorio Qualivita Wine rispetto ai dati Istat, un dato che è peggiore rispetto al dato nazionale, Presidente. Il dato è ancora peggiore se andiamo a rappresentare quella che è la realtà di alcune strutture e strutture importanti cooperative che stanno segnando un meno 35% sul fatturato 2020 dello stesso periodo gennaio-marzo 2020, quindi il dato è ancora più allarmante, con un aumento di giacenza in cantina di oltre 2 milioni e mezzo di quintali. Quindi è importante adesso attivare la politica affinché si trovi il modo di intervenire con una distillazione di crisi per eliminare il prodotto che sta rimanendo in cantina. Ecco, ma cosa non ha funzionato? Cioè, possiamo collegare la pandemia, la situazione attuale, con un calo dell'export? Assolutamente sì, il calo è dovuto prima di tutto dalla chiusura del canale Horeca, che purtroppo non sta proprio ritirando prodotto, e quindi poi c'è anche la pandemia che ha bloccato il lockdown a livello europeo sicuramente, ma a livello mondiale sta contribuendo a queste cifre di mancate esportazioni che si stanno verificando. La pandemia ha cannibalizzato un po' tutte le preoccupazioni dei pugliesi, rendendo quasi rarefatti e impalpabili alcuni problemi, ma ce n'è uno che non si è mai fermato e che da 7 anni continua imperterrito, la xylella. Ne parleremo con il dirigente di ricerca del CNR, Donato Boscia, ma prima guardiamo il servizio di Roberta Campanella. È nel 2013 che in Salento viene individuato il primo focolaio in condizioni di campo nell'Unione Europea di Xylella fastidiosa, un batterio da quarantena che in Puglia ha colpito il simbolo indiscusso del paesaggio regionale, l'olivo, l'inizio della fine di una storia ultracentenaria. Il batterio, già diffuso in America da dove sarebbe arrivato attraverso l'importazione di una pianta ornamentale, ha iniziato a espandersi dalla zona di Gallipoli. Complice silenziosa la sputacchina, il principale insetto vettore che, spostandosi da una pianta all'altra per nutrirsi, trasmette il batterio da quelle infette a quelle sane. Per contrastarne la diffusione vengono emanati provvedimenti a livello comunitario, nazionale e regionale, mentre dilagano teorie negazioniste e complottiste. Tra accuse reciproche e scaricabarile circa la responsabilità dei ritardi, la xylella continua la sua avanzata verso nord. A essere minacciata non solo la bellezza paesaggistica del Salento prima e della regione poi, ma anche una fetta del suo tessuto economico. La mia azienda ha subito dei danni pari a circa 3 milioni di euro in soli 5 anni. E ovviamente andare a ricostruire un percorso fatto in 20 anni di attività, 30 anni di attività, è molto difficile. Oggi è diventata una priorità la pulizia dei terreni, ma hanno assolutamente estirpate nel più breve tempo possibile tutte le piante morte per fare posto, diciamo, ai nuovi impianti, e purtroppo questo percorso è rallentato dalla difficoltà di intervenire con mezzi pesanti sui terreni, con molte proprietà intercluse, e questo potrebbe compromettere il rimpianto in tempi più o meno celeri. Il percorso è ancora lungo, ma è necessario guardare al futuro investendo al meglio le risorse economiche a disposizione per rilanciare l'agricoltura nelle aree afflitte dalla xylella. Il distretto ha portato a casa l'approvazione di 3 programmi di rigenerazione a valere sul bando MIPAF, il Ministero dell'Agricoltura, contratti di distretto riservati all'area infetta dalla xylella. Il DAIS è l'unico soggetto attuatore, ha costruito la domanda da parte delle imprese e l'ha organizzata in 3 programmi.
Sarà finalmente riconosciuta la centralità della ricerca scientifica per evitare che quanto accaduto in Salento possa in qualche modo ripetersi? Come proseguirà nei prossimi mesi la lotta alla xylella? La lotta alla xylella nei prossimi mesi proseguirà cercando di attuare quelle che sono le direttive emanate dalle autorità fitosanitarie europee in primo luogo e poi a cascata quelle nazionali e regionali. Qui parliamo ovviamente di quanto disposto dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, che non tanto tempo fa, ad agosto dell'anno scorso, del 2020, ha emanato un nuovo regolamento che in quanto tale è già legge, è già esecutivo in tutti i paesi europei e quindi anche in Italia, il regolamento 1201 che detta le linee proprio per quello che bisogna fare. Quali sono le linee generali? E la linea generale per il momento sono quelle, prevenzione dell'ulteriore diffusione mantenendo il controllo stretto delle produzioni vivaistiche in generale e in particolare quelle che vengono prodotte nelle zone demarcate. E poi eradicazione laddove è possibile, non è purtroppo il caso della Puglia e del Salento, eradicazione ci riferiamo per esempio al caso del focolaio intercettato a Canosa, quello è uno dei casi in cui bisogna attuare delle severe misure di eradicazione e contenimento laddove l'eradicazione non è più possibile, contenimento che si basa essenzialmente su due aspetti, il controllo del vettore, la lotta al vettore e la riduzione delle fonti di inoculo, quindi dei serbatoi di inoculo nella parte terminale del territorio dove c'è l'epidemia. Certo, dove è arrivata ad oggi e quanti alberi in realtà sino ad oggi sono stati abbattuti e magari quanti sono quelli danneggiati? Allora, dove è arrivata ad oggi essenzialmente l'ultimo focolaio intercettato più a nord dall'ARIF e dal servizio fitosanitario è un focolaio per fortuna puntiforme in agro di Polegnano, in realtà geograficamente si tratta della zona di Castellana Grotte, e ci sono diversi focolai intercettati a Monopoli, quindi questi sono i più settentrionali. Consideriamo che nel giro di sette anni e mezzo, tuttavia il territorio interessato da questa epidemia di xylella si è moltiplicato per 100 volte, perché si è passato dagli 8.000 ettari stimati inizialmente a fine 2013 ai circa 8.000 chilometri quadrati che adesso demarcati come zona infetta come zona cuscinetto. E per quanto riguarda invece questo programma di contenimento, essendo per l'appunto contenimento e non eradicazione, non prevede affatto, come qualcuno a volte lascia ancora intendere, l'abbattimento di tutte le piante obbligatorie, di tutte le piante infette, ma semplicemente lavorare in maniera chirurgica sulla parte terminale dell'epidemia. Mancano dati ufficiali su quante sono le piante realmente danneggiate. In mancanza di dati ufficiali ci sono dei dati prodotti da alcuni ricercatori che hanno fatto l'analisi di immagini satellitari, certo, che sia pur ferme l'ultimo aggiornamento è a fine 2017, però a fine 2017 i colleghi del Joint Research Center di Ispra in provincia di Varese hanno stimato in circa 6 milioni e mezzo gli olivi gravemente danneggiati, dove per gravemente danneggiati si intende olivi con almeno il 50% della chioma disseccata. Immagino adesso il numero si è aumentato in maniera trend probabilmente in crescita, anche considerevole. Preoccupante crescita. Grazie dottor Boscia, grazie per averci fornito queste indicazioni. Adesso cambiamo argomento, perché il futuro dell'agricoltura è sempre più verde e un segmento imprescindibile è sicuramente quello del biologico, un comparto nel quale la Puglia eccelle. Guardiamo il servizio. Il comparto del biologico continua a crescere. Aumentano i consumi ai terreni dedicati al bio in tutta Europa. Tra il 2012 e il 2019 la superficie agricola utilizzata per il biologico nel vecchio continente è aumentata del 46%, raggiungendo i 13,8 milioni di ettari. L'Italia è stata nel 2019 il primo paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico, con 80.643 operatori coinvolti,
mentre le superfici coltivate con il metodo biologico sono arrivate a sfiorare i 2 milioni di ettari, con un'incidenza pari al 15,8% della superficie agricola utilizzata a livello nazionale. Le regioni più bio del bel paese, in termini di coltivazioni, sono 4: Sicilia, Puglia, Calabria ed Emilia-Romagna. La Puglia è sicuramente un territorio molto strategico per il settore biologico nazionale ed europeo. La Puglia è al secondo posto tra le regioni italiane per superfici investite ed è al terzo posto per numero di operatori. L'olivo, i cereali e la vite sono le colture più diffuse e la Puglia è leader proprio per l'olivicoltura, per la viticoltura biologica a livello nazionale. 3/4 di operatori sono produttori agricoli, però in Puglia è anche molto consolidata anche la fase di trasformazione e preparazione. L'evoluzione positiva del settore è confermata anche dai dati riguardanti i consumi di alimenti biologici in Italia, che secondo le stime oggi pesano 3,3 miliardi di euro sul carrello della spesa degli italiani. E anche in Puglia i risultati sono confortanti. Tradizionalmente i consumi in Italia di prodotti biologici sono concentrati al nord e invece nel sud la produzione, ma la Puglia presenta delle dinamiche interessanti anche in controtendenza. Il capoluogo Bari è leader tra le 5 province leader italiane per numero di negozi. E la Puglia nello scorso periodo di lockdown ha fatto registrare un aumento della spesa di prodotti biologici presso la grande distribuzione organizzata ben del 4%. I dati sono tratti dal rapporto Bio in Cifre 2020, realizzato dal SINAB, il Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, nell'ambito del progetto Dimeco Bio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, gestito, oltre che da ISMEA, dal SIAM Bari, organizzazione internazionale che da anni si occupa di principi, valori e pratiche innovative dell'agricoltura biologica, oltre che delle sue potenzialità di sviluppo. Il SIAM Bari lavora nel settore dell'agricoltura biologica oramai da 25 anni. Il partenariato di riferimento è il partenariato internazionale dell'Istituto, quindi comprende anche i paesi della riva sud del Mediterraneo. Ma ovviamente l'agricoltura biologica si sviluppa anche sul territorio meridionale, Puglia e regioni del sud dell'Italia. L'apporto è quello di poter spiegare la normativa e interpretare i processi di trasformazione dell'agroalimentare attraverso anche l'interpretazione del territorio e delle caratteristiche che questo offre. La capacità di trasformare anche un metodo produttivo in biologico dipende dalle capacità delle aziende di collaborare ai sistemi di ricerca e di implementazione dell'innovazione a livello territoriale. Un'attività di ricerca scientifica applicata, formazione d'eccellenza e assistenza per interventi sul territorio che il SIAM Bari, partner di molti progetti dedicati allo sviluppo dell'agricoltura biologica e dei sistemi agroalimentari sostenibili, realizza fornendo, in modo strategico, supporto tecnico e competenze a enti governativi, agroindustrie e organizzazioni. L'agricoltura biologica come metodo di produzione ecosostenibile ha un ruolo fondamentale nelle politiche internazionali, nazionali e regionali. Il caso del Green Deal europeo che prevede di raggiungere il 25% di superficie coltivata col biologico in Europa entro il 2030. E nello stesso tempo due strategie molto interessanti all'interno del Green Deal, che sono quello del From Farm to Fork, dalla produzione al consumatore. L'altro è la strategia della biodiversità, che mira a ottenere e a preservare e in qualche maniera a sostenere quelli che sono gli ecosistemi. Abbiamo anche la politica agricola comune, che prevede attraverso dei programmi di sviluppo regionali ingenti risorse per lo sviluppo, o meglio la conversione del convenzionale in biologico. Nella regione Puglia è stato anche sviluppato un piano di innovazione dell'Osservatorio regionale per l'agricoltura biologica, unico caso in Europa e nel Mediterraneo, che mira a realizzare delle azioni tali da poter in qualche maniera rendere più efficaci e efficienti il sistema di controllo, ma anche permette di essere più competitivi sul mercato. In Italia, secondo il focus di ISMEA, la produzione di uva da tavola ammonta a circa 1 milione di tonnellate, a farla da padrona la Puglia, seguita dalla Sicilia. Bari e Taranto sono le province nelle quali si produce la quantità maggiore di uva da tavola, un settore nel quale è necessario lavorare in un'ottica di armonizzazione e proprio
allo spirito cooperativistico del miglior Luzzati è ispirata la Commissione Italiana Uva da Tavola. Qui con noi Donato Fanelli, consigliere di amministrazione della Commissione, e Francesco Mazzone, coordinatore della Commissione Italiana Uva da Tavola. Donato Fanelli, volevo chiederle, proprio in virtù di questo processo di armonizzazione necessario, quali sono gli obiettivi della Commissione e quali le strategie e le azioni che avete posto in essere per interpretare le esigenze e i fabbisogni della filiera? Come ha presentato bene nell'introduzione, l'uva da tavola italiana sviluppa un fatturato di 1,5 miliardi di euro. Questo 1,5 miliardi è liquido, scomposto. La Commissione ha voluto, è nata proprio per aggregarlo, metterlo assieme in senso completamente verticale. Mai in Italia era nata prima di adesso una organizzazione, un'associazione, perché siamo un'associazione, che rappresentasse tutti gli anelli della filiera. E quindi dall'inizio, quindi dalla barbatella, dai vivai, fino alla distribuzione. In questo percorso è necessario includere appunto tutti gli altri attori. Questo esattamente, quali comparti? I comparti che rappresentiamo, ecco, ci sono i vivaisti, ci sono i produttori di materiali tecnici, quindi mezzi tecnici, per cui reti, plastiche, impianti di irrigazione, ovviamente i produttori, quindi gli imprenditori agricoli, gli operatori commerciali, per cui tutti coloro i quali poi valorizzano il prodotto sui mercati. Questo, poi ci sono anche una serie di studi tecnici, perché ovviamente l'uva da tavola, per quello che è il valore importante che ha, è seguita anche da innumerevoli agronomi, periti agrari, e questo complesso fa sì che questo settore possa essere finalmente e degnamente rappresentato. Francesco Mazzone, nelle scorse settimane la vostra commissione è stata anche promotrice della costituzione del distretto produttivo agroalimentare di qualità dell'uva da tavola. Quali saranno le aree di intervento nelle quali il distretto andrà ad orientare la propria azione a beneficio del comparto, ovviamente? Grazie. Le aree di intervento sono 5. Innanzitutto promozione del territorio e del prodotto, perché dobbiamo far capire al consumatore tutto quello che c'è dietro ogni singolo grappolo di uva da tavola. Poi c'è lo sviluppo dei sistemi di qualità, poi sistemi di formazione, perché tutta la ricerca e i nuovi sistemi tecnologici serviranno appunto a dare un'agricoltura 4.0, quindi anche che possa beneficiare dal punto di vista ambientale l'agricoltore, quindi ridurre l'impatto di fitofarmaci e di... Quando sarà operativo il distretto? Il distretto sarà operativo a giugno, sarà riconosciuto e quindi ci sarà l'atto notarile, dopodiché entro fine anno si protocollerà il piano di investimenti, che è di 11,5 milioni, sono investimenti immateriali, e a partire dal 2022, i primi del 2022 si partirà. Grazie a Donato Fanelli e a Francesco Mazzone. Adesso affrontiamo un argomento che è abbastanza sentito per molti operatori del settore, quello delle fiere destinate al settore agroalimentare. Se Vinitaly il prossimo giugno è stata cancellata, invece c'è un'altra manifestazione che in maniera quasi confortante, direi, speriamo si possa svolgere in presenza il prossimo ottobre. Guardiamo il servizio. Confermata ad oggi, EIMA International, la grande kermesse della meccanica agricola, organizzata da Feder Unacoma, che dal 19 al 23 ottobre, a Bologna, punterà su sostenibilità e digitalizzazione, temi al centro dell'agenda politica europea. Oltre 1.500 le case costruttrici già iscritte alla rassegna, più di 400 quelle estere, con la più ampia rosa di tecnologie per conciliare le esigenze produttive con la salvaguardia dell'ambiente. In uno scenario che vede delinearsi in Europa il Green Deal, la transizione ecologica, come una priorità dei governi nazionali e la digitalizzazione come condizione per l'innovazione dei processi produttivi, EIMA International darà un contributo di elevato valore strategico, proponendo l'intero panorama delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
per il corretto impiego delle risorse naturali e la realizzazione di lavorazioni ecosostenibili. La rassegna sarà suddivisa in 14 settori merceologici e 5 saloni tematici specializzati. Grande rilievo avranno le soluzioni che garantiscono la compatibilità ambientale, ormai prioritaria nella nuova politica agricola comunitaria. Oltre allo spazio destinato alle tecnologie meccaniche e alle attrezzature per giardinaggio e cura del verde e al salone specializzato dedicato al vasto mondo della componentistica, ampia sarà la gamma di prodotti esposti nel salone Hydrotech, riservato ai sistemi per l'ottimizzazione delle risorse idriche, e nel salone Digital, dedicato alle applicazioni elettroniche, informatiche e satellitari che garantiscono il controllo delle lavorazioni e la gestione scientifica dei fattori produttivi. La riconversione verso le fonti rinnovabili è l'obiettivo di EIMA Energy, che offre sistemi di meccanizzazione per le filiere bioenergetiche. Particolare attenzione verrà rivolta ai modelli inediti, premiati come novità tecniche, e in modo speciale a quelli insigniti del riconoscimento blu per la sostenibilità. La preservazione della sostanza organica nei terreni, la riduzione degli input chimici, la prevenzione dei rischi geologici saranno oggetto di numerosi convegni e seminari nell'ambito del ricco calendario degli eventi previsti nel corso della rassegna. La macchina organizzativa di EIMA International, gli uffici di Bologna Fiere, le autorità sanitarie della regione Emilia-Romagna e le industrie espositrici che ad oggi hanno formalizzato la propria presenza all'appuntamento del prossimo ottobre, stanno lavorando per garantire presidi sanitari, standard di sicurezza e sistemi di prevenzione che consentiranno a visitatori ed espositori di partecipare all'evento senza correre rischi. Anche sul territorio regionale si lavora per la ripresa delle attività e delle iniziative che riguardano il tessuto socio-economico per una ripartenza dei territori nel post-Covid. In questo scenario sicuramente un ruolo importante lo hanno i GAL, i gruppi di azione locale. Qui con noi Gianni Porcelli, direttore del GAL Pontelama, al quale chiediamo la ripartenza dei territori nel post-Covid. Prevede una serie di cambiamenti. Quale sarà in questo contesto il ruolo che avranno i GAL? I GAL sono, se vogliamo, l'unico organismo intermedio in questo momento titolato ad avere questo ruolo e quindi giocano un ruolo assolutamente fondamentale. I GAL devono avere la capacità di riprogrammarsi, di riprogrammare le proprie strategie, di riprogrammare il proprio modo di fare, per questo hanno bisogno di interloquire fra di loro, di interloquire con chiunque e di prendere a riferimento le buone pratiche. Per questo parte il Forum Leader. Questo cos'è il momento leader? Di confronto importantissimo fra i 200 e più passa GAL italiani, abbiamo già 300 iscritti al Forum Leader, alla seconda edizione, e questo momento di confronto per tirar fuori buone prassi dai laboratori, per tirar fuori un modo operativo fra tutti i territori, per riprogrammare, come dicevo prima, le attività. Noi abbiamo l'onore di ospitare questo Forum Leader nel territorio pugliese, il GAL Pontelama, il capofila, l'organizzatore. In che periodo più o meno? Il periodo sarà i primissimi di settembre, speriamo di farlo, se si dovesse svolgere in presenza, certo. In presenza e contemporaneamente, almeno un giorno, contemporaneamente alla Fiera del Levante, non a caso, e avremo l'onore di ospitarlo in questo territorio, un evento di valenza nazionale ed europeo come poche volte c'è stato in questo mondo, nel mondo dei GAL qui in Puglia. Grazie, grazie a Gianni Porcelli, direttore del GAL Pontelama. Il Covid ha cambiato molte abitudini, lo abbiamo visto, ne abbiamo appena parlato, ha cambiato anche le abitudini di viaggio
di ognuno di noi e quanto è emerso in uno studio condotto da Roberta Garibaldi, docente universitario di Tourism Management, sul turismo enogastronomico nel 2020, un segmento importante per la Puglia che comunque, nonostante la pandemia, ha mantenuto intatta la sua capacità attrattiva. Ne parliamo con Laura Barnaba, presidente del Consorzio Mare Olivo, che è qui oggi con noi e alla quale vorremmo chiedere questa varietà rappresenta effettivamente la parola chiave per il viaggiatore italiano e straniero? E così anche per il consorzio? Sì, assolutamente sì, infatti è proprio la volontà di dare un'offerta turistica variegata che ha spinto noi imprenditori del Consorzio Mare Olivo a metterci insieme. Abbiamo per questo progettato e costruito un'offerta turistica esperienziale però strutturata e programmata. Che cosa succede? Che cosa significa? Che fino a ieri il turista eclettico, come è stato definito, doveva andarsi a cercare da solo le esperienze da poter vivere nell'entroterra. Oggi invece, grazie al nostro portale, questa esperienza diventa facilmente fruibile attraverso il nostro sito web, dove ci presentiamo quindi attraverso una piattaforma e il turista può facilmente venire a conoscenza di tutte le attività che può fare in Puglia. Quali sono le proposte, per esempio, che voi offrite come consorzio? Sì. Allora partiamo, innanzitutto siamo partiti con 3 itinerari e 9 laboratori. I 3 itinerari sono 3 percorsi identificati che hanno passano attraverso dei punti di interesse a carattere enogastronomico, culturale o paesaggistico. La particolarità è che sono fruibili anche in modalità alternative a quelle tradizionali, quindi parlo dei tour in bici, dei tour a piedi e dei tour a cavallo. Per quanto riguarda invece le attività, sono dei laboratori connessi alle più tradizionali attività che si svolgono all'interno delle nostre aziende, quindi andiamo dalla degustazione di vini alla cooking class, quindi laboratori di pasta, sì, passando per esempio il laboratorio con cui si impara a fare l'orto. Cosa rende unica la vostra offerta? Perché è unica, perché è particolare l'offerta del Consorzio Mare Olivo? Certamente l'unicità è nel fatto che uniamo, come dice la parola stessa del consorzio, il mare alla terra. Monopoli è già famosa per le sue attività balneari, per le sue calette. Sì, non lo abbiamo detto, in effetti, che il consorzio è costituito da aziende che operano nel territorio di Monopoli. Quindi il nostro progetto, la nostra missione è quello di continuare nella valorizzazione di questo settore, ma fare in modo che il turista possa anche scoprire quello che c'è nell'entroterra e quindi attraversare, entrare nella Piana degli Ulivi, che è quella porzione di territorio dove sono collocate le nostre aziende, che tra l'altro sono anche il percorso naturale per raggiungere anche altre mete, altre località di importanza internazionale come Trulli di Alberobello e le Grotte di Castellana, per citarne 2. Grazie mille. Ringraziamo Laura Barnaba, presidente del Consorzio Mare Olivo. Per questa puntata è tutto. L'appuntamento è con la prossima di Puglia Verde. A presto.